Il Consiglio dei Ministri si è appena concluso, sono state adottate alcune importanti decisioni che i ministri vi illustreranno in materia di giustizia, in materia di pubblica amministrazione, in materia di politica comunitaria, in materia di sport. Ma durante il Consiglio dei Ministri il Presidente Meloni ed io abbiamo ricordato la figura di Silvio Berlusconi. È l'uomo che più a lungo di ogni altro durante l'Italia repubblicana ha guidato il governo di questo Paese. È stata ricordata la sua visione politica, sono stati ricordati i risultati importanti che ha ottenuto con i suoi governi, è stato ricordato il suo ruolo di fondatore del centrodestra del nostro paese e ho voluto ricordare in modo particolare gli aspetti umani di Berlusconi presidente del Consiglio che metteva sempre ogni persona al centro della sua attenzione qualunque fosse il ruolo di questa persona. Ho ricordato l'incontro con il Consiglio di Fabbrica della Gilera, a casa sua ad Arcore. I operai della Gilera trattati come gli ospiti che per il resto del mondo erano importantissimi. Per lui anche il Consiglio di Fabbrica della Gilera era importante, come Ministri, Presidenti del Consiglio, Autorità. E ricordo quando fuori qui di Palazzo Chigi c'erano i minatori del Succe Iglesiente perché stavano chiudendo le miniere. E lui contro l'opinione di tutti, che temevano chissà che cosa accadesse, che il Presidente del Consiglio andasse in mezzo ai minatori in fermento, lui andò in mezzo ai minatori da solo a parlare, a ascoltare i loro problemi e aiutò quei minatori del succeso con lo stesso spirito con il quale dopo un giro a Bari Vecchia e Bari Vecchia dell'ora non era Bari Vecchia di oggi, si soffermò con alcune signore che in barese stretto stentavamo a capire quello che dicevano, però ci facevano capire che non si poteva vivere con 200.000 lire al mese. E lui, uscendo da uno di quei bassi, promise a quelle signore che avrebbe aumentato le pensioni minime fino a un milione di lire al mese. Detto, fatto. Come abbiamo ricordato la tanta beneficenza che ha fatto, spesso sconosciuta, in confronti degli ultimi della società, comunità di recuperi tossicodipendenti, di alcolisti. Pensiamo alla realizzazione dei centri di Don Gelmini in Thailandia, oppure aiuti a comunità di tossicodipendenti anche in questa regione. Cose che non si sanno, ma che denotavano... Presidente del Consiglio, che guardava la persona, senza grado, senza importanza, ma la persona, per lui ognuno di questi era importante. Ecco, ho voluto ricordare l'umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali nei quali credeva, che, che possano dirne i detrattori. E uno di questi ideali era la giustizia giusta per ogni cittadino che potesse essere giudicato con le regole e con le garanzie che in una democrazia spettano ad ognuno di noi. Sarebbe soddisfatto se potesse essere qui ad ascoltare le parole del ministro Nordio per quanto riguarda le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di diritto penale. La parola al Ministro Nordio, grazie. Eh, grazie per la vostra presenza, naturalmente ci associamo tutti commossi al, al riverente ricordo del Presidente Berlusconi. Eh, riforme come quelle che oggi sono state eh, proposte e approvate al Consiglio dei Ministri non si improvvisano in due giorni e nemmeno in due settimane. Eh, sono il frutto di sei mesi di lavoro di uno staff eh, estremamente preparato del nostro Ministero ed erano già state calendar calendarizzate concordate quindi con la Presidenza del Consiglio già un paio di mesi fa. La sorte ha voluto che coincidessero con questo evento luttuoso e questo è l'unico rammarico che possiamo avere per il fatto che appunto una persona di grande spessore politico che ha segnato la storia del Paese non abbia potuto assistere al primo dei tanti passaggi che avremo per realizzare quella che appunto si chiamava giustizia giusta. Eh, penso che conosciate, perché sono già stati anticipati ampiamente dai giornali, i vari punti sui quali si articola questa riforma. Eh, naturalmente non abbiamo né il tempo né la possibilità di illustrarne l'aspetto tecnico. Qua riguarda l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, viene abrogato e quindi elimina la cosiddetta paura della firma da parte dei pubblici amministratori. Aggiungo solo che ho sentito parecchie inesattezze su questo, su questo vuoto di tutela che si realizzerebbe e che vuoto non è affatto perché l'arsenale di cui noi disponiamo, normativo per combattere le amministrazioni infedeli, è il più agguerrito di Europa. Questo concetto io l'ho espresso anche l'altro giorno di persona al mio collega Renders, il commissario a Lussemburgo, proprio per spiegare, e lui con questo ha concordato pienamente, che non è un reato che connota una particolare attitudine severa di uno Stato nei confronti degli amministratori infedeli. È l'intero sistema integrato che noi abbiamo e che è riconosciuto come essere il più efficiente in Europa, contro la corruzione, contro la concussione, contro il traffico di influenza che rimane, e qui aggiungo al secondo punto, è stato rimodulato completamente per enfatizzare i principi di tipicità, tassatività che dovrebbero connotare la norma penale e nello stesso tempo abbiamo anche aumentato la pena minima. Un segnale proprio di severità verso chi usa indebitamente, illecitamente questa attività di mediazione. Abbiamo, siamo intervenuti sulle intercettazioni, non come vorremmo, ma come, fare, ma come faremo, perché una uh, radicale trasformazione di questo sistema, che ha raggiunto livelli quasi di imbarbarimento, presuppone e postula una uh, rivoluzione del codice di procedura penale. Siamo intervenuti nel settore più sensibile e dove era possibile intervenire appunto in via di urgenza per tutelare il terzo, cioè per tutelare quelle terze persone che a loro insaputa vengono citate nelle conversazioni di persone intercettate, le quali peraltro se sono sospettate di essere dei malandrini. Proprio per questo partono dal presupposto di essere intercettate e quindi spesso volutamente, faziosamente, dolosamente fanno i nominativi dei terzi. La normativa che abbiamo introdotto impedisce la diffusione dei nominativi di quelli che vengono appunto citati in, durante queste intercettazioni. Siamo intervenuti sulle custodie cautelari. Eh, noi, eh, il nostro obiettivo è quello di devolvere la. Mh, competenza alla emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare a un organo collegiale per varie ragioni che enfatizzano la presunzione di innocenza. Il carcere deve essere l'eccezione dell'eccezione e questo non lo dico io, lo dice una, una sentenza anche della Corte Costituzionale eh, di qualche anno fa, ma lo dice soprattutto il buon senso, lo dice la Costituzione, lo dice l'articolo che enfatizza appunto la presunzione di innocenza. E eh, questa devoluzione a un organo collegiale in questo momento non è possibile per ragioni di organico, però noi abbiamo, e questa è una novità, abbiamo aumentato l'organico della magistratura di 250 unità, che eh, per essere eh, un organico relativamente ristretto costituisce una buona percentuale per rendere più effettivo il, effettiva l'amministrazione della giustizia. E contemporaneamente abbiamo introdotto una norma sull'ordinamento giudiziario che accelera di molto i concorsi. Voi forse non sapete, ve lo dico da, da ex magistrato, che dal momento in cui una persona, un candidato eh, si eh, propone la domanda per il eh, bando di un concorso al momento in cui gli viene aggiudicata la toga, se il concorso lo vince, passano dai 4 ai 5 anni. Questo è eh, irrazionale e dipende da una serie di normative obsolete ma anche dalla, inca, da questa sorta di misoneismo, cioè dalla paura del nuovo, di introdurre che siano delle norme che cambino quelle che erano le sedimentazioni consolidate di una certa pigrizia mentale. Abbiamo cambiato un aumento del numero dei magistrati ma avremo anche il riempimento più rapido dei voti che già abbiamo di questo organico. Abbiamo, siamo intervenuti eh, sulla eh, informazione di garanzia che, come diceva il professor Flick, è diventata una garanzia di informazione, cioè la garanzia che una volta che eh, una, viene emessa eh, nei confronti di un indagato, il giorno dopo finisce sui giornali e costituisce una condanna anticipata. Non è un bavaglio la stampa, è anche questa una enfatizzazione del diritto al, all'onore, alla riservatezza alla vita civile che è prevista dalla Costituzione. Abbiamo introdotto infine una eh, limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero per quanto riguarda le sentenze di assoluzione. Voi sapete che è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale il principio che non è possibile condannare al di là di ogni, se le prove non sono al di là di ogni ragionevole dubbio. E quindi se una persona è già stata assolta in un processo... È irrazionale che il pubblico ministero possa appellare perché se un giudice ha già dubitato, o meglio, ha assolto perché non aveva raggiunto la prova al di là di ogni ragionevole dubbio, o quel giudice è irragionevole e quindi andrebbe cacciato, oppure è sbagliata la norma e in effetti è sbagliata la norma, tant'è vero che nei procedimenti anglosassoni questa reformazione imperius non esiste. Abbiamo tuttavia eh, limitato questa possibilità di appello perché abbiamo un precedente di una Corte Costituzionale, una sentenza della Corte Costituzionale di 15 anni fa che ha imposto, per così dire, dei paletti, dei limiti. Li abbiamo rispettati, ma abbiamo introdotto questo concetto. In prospettiva cambieremo, ovviamente, questo è il nostro, il nostro obiettivo, cambieremo anche la Costituzione. La nostra, eh, la, la nostra Costituzione è stata modellata paradossalmente su due codici all'epoca che erano due codici fascisti. Uno è rimasto in piedi, è dal codice penale del 1930 e forse pochi di voi sanno che se oggi una persona viene condannata per apologia di fascismo, viene condannata in base a un codice che è ancora quello firmato da Mussolini, mentre un codice di procedura penale firmato da un eroe della resistenza come il professor Vassalli, quello che regola appunto le indagini e i processi, è stato demolito ed è stato snaturato. Ecco, per concludere se dovessi dire sinteticamente il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è quello di portare a compimento, cioè di realizzare compiutamente quella che era l'idea liberale, garantista di uno dei nostri più grandi ministri della Giustizia, ripeto, eroe della Resistenza, grande socialista, un uomo che ha rischiato la vita per liberare Pertini e Saragat quando erano detenuti a Regina Celi. Il professor Vassalli, il cui codice appunto è stato snaturato. Da ultimo io spero che questa, eh, che questa approvazione, che adesso passa nella competenza del Parlamento, venga fatta nel più breve tempo possibile. Auspico che vi sia, io non dico una concertazione, un accordo, l'opposizione fa il suo dovere e deve fare il suo opposizione. Mi auguro solo che venga fatta in termini razionali. Non in termini emotivi, come abbiamo sentito fino ad ora da molte parti. Eh, noi siamo, il Parlamento soprattutto adesso sarà disposto e eh, deve essere disposto ad ascoltare, ma ripeto, il mio auspicio è che si argomenti con uh, uh, delle uh, ragioni uh, della, non del cuore, e eh, tantomeno della pancia, ma del cervello. Ecco, questo è l'auspicio che ho. Confrontiamoci, ma per l'amor del cielo non rifugiamoci nelle vuote formule di astrazione metafisica che abbiamo sentito fino adesso e che non significano nulla e nascondono in genere la povertà di idee. Grazie. Grazie. Con il ministro Fitto ricordavamo, essendo oggi l'inaugurazione di questa sala stampa, i tempi in cui... Berlusconi organizzò la prima ristrutturazione di questa sala stampa. Io ricordo le prime conferenze stampa, ero portavoce qui nel 1994. Quindi ci ritroviamo qui ancora una volta a parlare e illustrare i risultati ottenuti dal governo. La parola al Ministro Fitto. Grazie al Vicepresidente. Nei provvedimenti che il Governo oggi ha varato c'è un disegno di legge che è stato approvato con la procedura di urgenza che riguarda la legge di delegazione europea. La settimana scorsa abbiamo varato un decreto-legge che è stato assegnato in Parlamento e che interviene su tutte le procedure di infrazione con una procedura di urgenza, perché sono procedure che hanno una scadenza. Con questo disegno di legge. Prevediamo una serie di altre procedure che vengono eh, portate a soluzione, a chiusura, oppure che in, in alcuni casi vengono, viene immaginata una soluzione per prevenire l'avvio della procedura di infrazione. L'Italia al momento di insediamento del nostro governo era tra i paesi con il più alto numero di procedure di infrazione, 83, la media europea è di 66. Noi ci proponiamo di ridurre notevolmente questo percorso. E eh, questo disegno di legge inciderà molto positivamente in questa direzione, se è vero, come è vero, che eh, recepiamo 19 direttive e 4 regolamenti europei. È un lavoro molto complesso, non entro nel merito, nel dettaglio, poi si potranno verificare le diverse materie che vengono eh, individuate, che però ha un approccio e una postura nei confronti delle, della Commissione europea, delle istituzioni europee. Molto propositivo. Se è vero, com'è vero, che in questa direzione noi stiamo costruendo delle soluzioni sia il decreto legge approvato la scorsa settimana che il disegno di legge approvato oggi. Oltre a riguardare numerosissime materie e diversi aspetti legislativi del nostro Paese. Quindi ringrazio tutti i ministri e le strutture dei ministeri che hanno collaborato per poter realizzare questi due provvedimenti e anche un segnale molto importante di dialogo e di interlocuzione con la Commissione europea perché tutte le previsioni sia del decreto di legge della scorsa settimana che del disegno di legge di questa settimana sono state opportunamente e preventivamente concordate con la Commissione europea e nostra intenzione il nostro L'obiettivo procedere in questo, per, in questo percorso, sia in fase di conversione in legge del decreto legge che di dibattito parlamentare, puntiamo ad alimentare e ad aumentare il numero di eh, situazioni pendenti da risolvere e questo ha anche un impatto non solamente sul miglioramento della nostra legislazione ma anche dal punto di vista economico se è vero come è vero che molte procedure di infrazione poi costituiscono anche un costo elevato per le casse dello Stato. Al termine dell'approvazione di, di questi due provvedimenti il governo sarà nelle condizioni anche di quantificare il risparmio rispetto al pagamento di sanzioni abbastanza importanti che regolarmente vedono impegnato il nostro governo in questo senso e soprattutto anche di poter mettere in campo delle soluzioni che possano con questo nuovo approccio evitare che queste procedure di infrazione possano aumentare. Perché il senso e l'impegno è quello di immaginare un approccio preventivo, come dicevo, per appunto individuare le soluzioni per tempo ed evitare che possano. Avviarsi questa nuova procedura di infrazione. L'obiettivo ambizioso è quello di far sì che il nostro Paese rientri inizialmente nella media europea, se possibile la migliori, e quindi abbandoni una gradatoria che lo ha sempre visto, eh, purtroppo, primeggiare in una gradatoria che certamente non è positiva. Grazie. Grazie al Ministro Fitto. Uno dei nostri obiettivi, e che poi stava a cuore anche Silvio Berlusconi è quella di avere una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, non una macchina burocratica farraginosa, ma una macchina burocratica efficiente con donne e uomini che siano in grado di risolvere i problemi degli italiani. Oggi abbiamo compiuto un altro piccolo passo, è stato messo un tassello. La parola al Ministro Zangrillo che è responsabile delle politiche per la pubblica amministrazione. Prego. Grazie, grazie Antonio. Buonasera. Ma il provvedimento di, che abbiamo approvato oggi nel Consiglio dei Ministri è in linea con un percorso che questo Governo ha avviato per realizzare, come diceva il Ministro Tajani, quella innovazione, quell'ammodernamento della pubblica amministrazione che eh, è necessario credo per due ordini di, di ragioni. La prima è che eh, abbiamo ereditato una situazione sulla pubblica amministrazione abbastanza critica. Gli ultimi dieci anni, dal 2010 al 2020, sono stati anni drammatici per la pubblica amministrazione perché il blocco del turnover ha determinato eh, una perdita di risorse dal punto di vista quantitativo e eh, ci ha portato ad essere tra i, nei paesi europei tra quelli che hanno il peggiore rapporto tra eh, dipendenti pubblici e ehm, residenti. E poi chiaramente questo ha comportato come ricaduta anche eh, una perdita dal punto di vista qualitativo. Anche banalmente pensando al dato anagrafico, siamo passati da una pubblica amministrazione che nel 2010 era di eh, con un'età media di 43 anni alla situazione attuale che sf sfiora i 50 anni. E allora, che cosa sta facendo questo governo? Noi dobbiamo lavorare su due fronti. Da un lato, dobbiamo garantire un processo di reclutamento di risorse che ci consenta di, eh, di coprire, di, di colmare quel gap di cui vi parlavo mh, prima, e eh, per fare questo però è necessario anche intervenire sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sui processi che disciplinano il funzionamento della pubblica eh, amministrazione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eh, italiano sulla pubblica amministrazione prevede un impegno dal punto di vista di risorse finanziarie di 1,2 miliardi. Se voi pensate che la comunità europea ha messo a disposizione sul modernamento della pubblica amministrazione del continente 1,8 miliardi, voi comprendete che noi abbiamo una grande opportunità perché abbiamo la, la risorse, dal punto di vista delle risorse le risorse più eh, significative, ma anche una grande responsabilità. Perché è chiaro che dobbiamo utilizzarle in modo, in modo corretto. Quindi, cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando sia sul fronte delle persone, con un piano di reclutamento molto ambizioso e molto complesso, sia dal punto di vista della gestione e dell'ammodernamento dei eh, processi. Allora, sul fronte delle persone abbiamo inserito nel 2022 157.000 persone come sostituzione turnover. L'obiettivo di quest'anno è di 170.000 persone e questi inserimenti riguardano un po' tutti i ministeri, quindi c'è un processo di reclutamento trasversale. E dal punto di vista del eh, miglioramento invece del funzionamento e quindi dell'organizzazione dell della pubblica amministrazione e dei suoi processi, stiamo lavorando soprattutto per garantire la realizzazione di questi obiettivi di reclutamento innanzitutto proprio sulle procedure di reclutamento. Abbiamo approvato eh, dieci giorni fa un DPR che eh, innova rispetto alla normativa vigente che risale al 1994 tutta la disciplina delle procedure concorsuali. Imponendo alle Pubbliche Amministrazioni un tempo massimo di sei mesi per aprire e chiudere le procedure. Abbiamo introdotto degli strumenti nuovi, innovativi. Dal primo di gennaio la Pubblica Amministrazione italiana eh, gestisce eh, le procedure concorsuali attraverso un portale che si chiama InPA, che è un portale che ci consente in, in modalità digitale di gestire i bandi dalla loro pubblicazione fino alla pubblicazione degli esiti del bando, quindi senza la necessità di passare più in gazzetta ehm, ufficiale. Dal punto di vista del reclutamento abbiamo avviato eh, il processo di reclutamento, voi sapete che è stata approvata alla Camera il, il decreto PA numero 44 che sarà in Senato la prossima settimana, inizierà lunedì la discussione generale e si chiuderà ehm, martedì. Il provvedimento che abbiamo approvato questa sera in Consiglio dei Ministri è sostanzialmente un seguito del provvedimento eh, del decreto PA eh, numero 44. Si tratta di una serie di ehm, iniziative volte a rafforzare ehm, l'organico di diverse eh, diversi di Casteri, di diversi eh, ministri e interviene in alcuni casi anche nell'organizzazione di questi eh, ministeri. Vi, adesso è, è un provvedimento abbastanza complesso, eh, è un provvedimento che mh, contiene 30 eh, mh, articoli, sono, eh, sono eh, degli, eh, delle norme che eh, sostanzialmente disciplinano il rafforzamento della capacità amministrativa di diversi ministeri, la Presidenza del Consiglio, il Ministero ehm, della Cultura, il Ministero, ehm, del, um, il, il Ministero della, di, di Grazia e, e Giustizia, il Ministero degli, degli Interni e quindi interveniamo con una serie di misure che ci porteranno ad inserire oltre il turnover Altre 300 persone. Vi ricordo che il decreto 44, approvato settimana scorsa, eh, prevedeva l'inserimento oltre il turnover di 3.600 persone, di cui 2.000 sul comparto sicurezza e 1.600 sugli altri eh, comparti. Questo provvedimento inseri, prevede l'inserimento di altre 300 eh, persone, con una serie di. Eh, norme che disciplinano, come vi dicevo prima, anche il funzionamento di, di diversi eh, di casteri. Ne cito, du cito due, eh, due passaggi che mi sembrano quelli più significativi, quelli più qualificanti. Sul Ministero del Lavoro abbiamo una novella sulla gestione delle politiche attive del lavoro con l'assorbimento da parte del Ministero del Lavoro di AMPAL che come voi sapete è l'istituto che, di, che disciplina le politiche attive del, del lavoro e per quel che riguarda invece il mm, Ministero degli Interni abbiamo previsto delle norme intese a rafforzare la capacità amministrativa eh, di, quelle, eh, di quelle prefetture che sono state interessate dal eh, fenomeno dell'alluvione, eh, quindi dall'emergenza eh, alluvionale. Vorrei aggiungere anche una, um, um, un passaggio su una norma che abbiamo deciso di uh, introdurre in questo decreto che ritengo piuttosto importante, che non riferisce uh, al rafforzamento della capacità amministrativa e quindi all'inserimento di risorse, ma fa riferimento a, um, alle situazioni di crisi aziendale e, e con specifico uh, riferimento alle aziende con più di mille dipendenti, aziende di interesse strategico eh, nazionale, aziende interessate da complessi processi di ehm, riorganizzazione che non sono riuscite, proprio data la, la complessità di questi processi di ehm, riorganizzazione, a dare completa ehm, attuazione alle procedure che garantiscono per questa fase la cassa integrazione eh, straordinaria. Ecco, con questa norma, una norma molto importante, noi consentiamo alle aziende con queste caratteristiche di poter ricorrere alla cassa integrazione straordinaria in deroga fino al 31-12 del 2023. Voi potete intuire che una per esempio delle situazioni che eh, stiamo gestendo che hanno queste caratteristiche è quella di un'azienda di interesse nazionale che è l'Ilva di Taranto e quindi probabilmente in questo modo noi diamo eh, disponibilità di una strumentazione che ci consente di gestire questa situazione eh, di crisi senza eh, eh, creare dei problemi dal punto di vista eh, occupazionale. Quindi sostanzialmente un provvedimento che prosegue nel percorso di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione sia sul versante dell'inserimento di nuove risorse sia sul versante del ripensamento dei processi organizzativi che disciplinano il funzionamento dei dicasteri. Grazie Paolo. Eh... La decisione di oggi comporta anche una serie di scelte che riguardano eh, lo sport e do subito la parola al Ministro Abbotti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Cercherò di essere sintetico di Dascalico perché l'ora è tarda e quindi semplificherò la rappresentazione delle norme che sono ospitate da questo decreto, che hanno la caratteristica di eh, eh, urgenza in materia di sport. I presupposti di queste norme sono collegate alla necessità di efficienza e trasparenza del sistema, partendo dal presupposto che l'urgenza ci ha portato a chiedere di inserirle in questo provvedimento, ma è del tutto evidente che il disegno che abbiamo è un po' più ambizioso, un po' più impegnativo e prevederà un altro strumento che avrà altre caratteristiche che hanno bisogno di più tempo e quindi mi sembra che a questo punto possiamo traguardarlo al mese di settembre. In estrema sintesi, stiamo parlando, come ho detto, dei primi quattro provvedimenti che riguardano l'efficientamento del sistema eh, sportivo e, in particolare, quello calcistico. Questi provvedimenti hanno una caratteristica, intervengono nel rispetto dell'autonomia dello sport e quindi rappresentano un contributo laddove ci è concesso in termini di titolarità, ma eh, presuppongono che ci sia il completamento dell'opera da parte eh, dell'ordinamento sportivo e quindi. Siamo certi che il Comni in prima persona, ma anche le federazioni interessate, poi faranno l'altra parte del percorso per completare eh, il raggiungimento degli obiettivi che sono quelli che ho, vi ho appena eh, enunciato. In particolare, questi primi quattro interventi, i primi quattro articoli, puntano alla supremazia del concetto dell'equa competizione. E quindi, entrando nello specifico, una più puntuale definizione delle plusvalenze dal punto di vista della fiscalità intervenendo laddove ci è consentito, quindi intervenendo soltanto sul testo unico delle imposte sui redditi, eh, perché è l'unico ambito che prevede una nostra titolarità, con la possibilità che le plusvalenze possano, essere, eh, possano godere di tutti i benefici fiscali collegati anche agli ammortamenti nel caso in cui non basti un anno di permanenza del tesserato o comunque del bene in proprietà delle società, ma siano almeno due anni. Questo vuol dire consolidare il valore eh, patrimoniale del, dell'atleta o del bene per poi poter godere dei benefici dell'ammortamento. Eh, il secondo articolo riguarda eh, quello, che viene, che, quello che è stato un po' eh, banalizzato anche eh, nella rappresentazione, ovvero l'incidenza delle eh, penalizzazioni in caso di sanzioni del, eh, dei, tribunali, del dei tribunali endofederali, ovvero del collegio di garanzia. In questo caso noi abbiamo stabilito eh, un orientamento che porta sostanzialmente a rendere efficace e visibile nelle classifiche la penalizzazione, l'eventuale penalizzazione è soltanto al consolidamento delle sentenze, quindi eh, a fronte di una sentenza passata in giudicato. È evidente che ci auguriamo che le tempistiche soprattutto del Collegio di Garanzia, ma siamo certi che così sarà, eh, siano in linea con l'esigenza che tutto avvenga entro l'iscrizione al campionato. Eh, nelle rappresentazioni è sembrato quasi che si dovesse attendere questo elemento di inserimento nella cl classifica delle penalizzazioni dopo la fine del campionato, questo avverrà anche durante il campionato ma come ho detto soltanto in caso di sentenze passate in giudicato, questo ci consentirà di evitare... Eh, di volta in volta un più 12, meno 15, meno 11, che eh, questo campionato ha precarizzato non, so non soltanto la condizione di un singolo club, ma dell'intera competizione e quindi anche a tutela dei terzi interessati, facendo parte della stessa competizione e quindi appartenendo alla stessa lega. Eh, il terzo articolo ri ribadisce la centralità del. Eh, collegio di garanzia in, in unico grado e nel merito, eh, questa norma prevede che si consolidi questo eh, ruolo del Collegio di garanzia per eh, gli sport professionistici, superando la condizione diciamo, di precarizzazione determinata dalla necessità anche per i dilettanti di dover eh, assumere determinazioni finali in un tempo breve, questo è avvenuto come ricorderete durante il periodo del Covid. L'ultimo punto che riguarda in particolare il calcio è il ripristino delle titolarità della Covisoc che è l'organismo di controllo e vigilanza. Una norma precedente che eh, è stata emanata prima del nostro arrivo al governo di fatto l'aveva abrogato, quindi si rischiava di iniziare il campionato o meglio si iniziava di eh, dover valutare le iscrizioni al campionato senza la piena efficacia del ruolo della Covisoc. Eh, qui abbiamo aggiunto qualcosa devo dire, per superare la titolarità legata semplicemente alla verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società e cioè abbiamo stabilito dei principi che eh, riguardino la tempestività, l'efficacia e l'esattività dei controlli. Può sembrare banale ma ci è sembrato opportuno ribadirli. E, degli, eh, e dei conseguenti provvedimenti, ancora una volta eh, stabilendo per norma la supremazia del regolare svolgimento della competizione, ovvero della supremazia dell'equa competizione. Uscendo da questo perimetro abbiamo in un articolo, eh, il 26, eh, regolato... Per quanto temporaneamente e con un perimetro finanziario limitato, i crediti d'imposta a vantaggio dell'associazionismo sportivo per le sponsorizzazioni, con le medesime caratteristiche, ovvero sotto i 5 milioni eh, di fatturato delle realtà e con un beneficio fiscale del 65%. Questa somma sarà ulteriormente incrementata, come previsto, nel momento in cui si consolideranno le risorse finanziarie che eh, appunto, consentiranno di coprire gli oneri, i maggiori oneri di finanza pubblica, eh, dovremo aspettare la conversione del decreto, quindi abbiamo comunque un tempo utile per poter garantire alle società di varie discipline sportive di poter offrire a eventuali eh, società private questo beneficio del credito d'imposta. Due norme riguardano Milano Cortina, ovvero eh, riguardano la società infrastrutture. Eh, semplicemente da un lato per la società infrastrutture eh, eh, riguarda la flessibilità dell'assunzione temporanea di personale qualificato fino alla fine del suo mandato naturale. Il secondo elemento riguarda eh, in particolare Cortina d'Ampezzo e i piccoli comuni perché rischiavamo di lasciarli un po' in difficoltà perché la loro pianta organica è legata. I residenti, in questo caso gli oneri ulteriori relative ai compiti che sono stati assegnati a queste municipalità, ovvero Continua di Antersilva, Bormio, Livigno, Predasso, Tesero e Val di Sotto, necessitavano comunque di possibilità di avvalersi di procedure selettive semplificate per poter eh, colmare l'organico. La terz'ultima terz norma riguarda l'inserimento dello sport nel tavolo tecnico sulle concessioni demaniali. Come sapete, c'è un tema delicato per lo sport, per tutte quelle realtà che operano a livello marittimo, lacuale, lacuale e fluviale. E eravamo esclusi, eh, insieme ad altri otto ministeri, adesso anche lo sport. e I giovani daranno il loro contributo a tutela delle attività e delle condizioni alle quali società e associazioni sportive e dilettantistiche operano in tal senso. Dopodiché c'è una novità a lungo attesa sull'UNIVA eh, eh, di favore diciamo, per quanto riguarda associazioni sportive e dilettantistiche e eh, società sportive e dilettantistiche per eh, la formazione e l'ultima norma riguarda il vincolo sportivo. Relativamente a un cuscinetto, voi sapete che la norma precedente eh, azzerava il vincolo sportivo a partire dal 1 luglio 2024 per i vecchi contratti e eh, eh, non ne teneva conto per quanto riguarda i nuovi contratti, ovvero i primi tesseramenti a partire dal 1 luglio di quest'anno. Noi abbiamo previsto un atterraggio morbido con due anni di vincolo per poi procedere eventualmente all'azzeramento, ma senza una scelta traumatica. Per chi ha seguito la vicenda, soltanto un minuto in chiusura. Noterete l'assenza della norma che riguarda eh, i eh, mandati. Abbiamo deciso di ritirarla in eh, ossequio alla consulta, aspettando il suo pronunciamento nei primi giorni del mese di luglio. Dopodiché sarà nostro, eh, nostra cura eh, prendere eh, le opportune determinazioni, prendendo però atto delle valutazioni della consulta. Grazie. Bene, passiamo alle domande. Sì, abbiamo come inizia Gabriele Martelloni, Rai News 24. Buonasera Ministro, intanto come giornalista della stampa parlamentare anch'io volevo esprimere soddisfazione per il ritorno qua nella sala stampa, l'ultima volta è stato qualche tempo fa e anche un paio di governi fa, quindi è una buona notizia anche per noi che lavoriamo qua tutti i giorni. Volevo fare una domanda al Ministro Nordio sul CDM, lei prima nell'introduzione di fatto ha detto che questa è una prima parte della riforma della giustizia, le chiedo rispetto al cronoprogramma che vi siete dati che tipo di tempi? Su quali tempi vi siete calibrati per il prossimo step e soprattutto su quali priorità. Grazie. Come ho detto prima, vi è un medio termine che eh, riguarda la, eh, la riforma del codice di procedura penale. È già stata istituita una commissione. E eh, noi contiamo, non posso dirlo adesso, un cronoprogramma definito ma contiamo di eh, proseguire, di terminare i lavori entro un termine molto ragionevole. Il problema è che alcune, mh, alcuni settori del codice di prosegura penale e anche del codice penale che vorremmo rivedere eh, integralmente eh, sono oh, effettivamente incompatibili con la nostra Costituzione. Le faccio un esempio. Il codice anglosassone che era stato immaginato dal professor Vassalli, ripeto, il codice accusatorio, cosiddetto la perimeso, funziona nei paesi dove è nato e dove prospera sulla base di, alcune, eh, di alcuni postulati, che sono per esempio la discrezionalità dell'azione penale, la stessa separazione delle carriere, una diversa composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, se e quando esista. Tutto questo è eh, ehm, incompatibile con la nostra Costituzione, quindi la eh, revisione del codice di procedura penale deve, secondo me, andare di pari passo con la revisione costituzionale. Questo, come, lei capi, come voi capite, è un vasto programma, però se lei mi chiede i tempi, diciamo che comunque lo faremo, secondo me, entro la metà, la prima metà di questa legislatura. Uh, ovviamente vi sono tante altre adesso, mh, non sono in grado di dire, cioè sarei in grado ma mi dilungherei troppo dal punto di vista tecnico, la stessa disciplina delle intercettazioni è una disciplina che può essere rimodulata non tanto e non solo sulla base della necessità di riformare il codice di procedura penale, ma di adeguare la disciplina normativa all'evoluzione tecnologica. Faccio, faccio un esempio, noi oggi siamo fermi a una disciplina di intercettazione che, che ha ancora come eh, visuale, come prospettiva, eh, l'intercettazione telefonica o l'intercettazione ambientale. Consideriamo il Trojan, che è l'ultimo device o malware che è stato introdotto, come un avanzamento tecnologico, ma in realtà sono già tutte superate. Noi oggi siamo, su questo concordo pienamente con il procuratore nazionale antimafia e il collega Melillo con cui abbiamo avuto dei confronti, noi siamo dei, come dire, dei giganti, in questo caso giganti in senso negativo, nell'aggredire dei dati sensibili. Per esempio, quando noi sequestriamo un telefonino che può essere sequestrato con una semplice firma di un pubblico ministero, noi sequestriamo una vita di una persona. Eh, quella norma era stata costruita quando la corrispondenza, quando la, eh, la stessa perquisizione domiciliare aveva una dimensione, una caratura limitata. Se io oggi sequestrassi il suo telefonino troverei la sua vita, non soltanto la sua corrispondenza, tutto. Lei e quelli che stanno vicino a lei e quelli che sono stati vicino a lei e quello che è stato conservato. Questo va cambiato. Allo stesso tempo siamo dei nani, invece, nell'aggredire le grandi organizzazioni criminali. Perché le grandi organizzazioni criminali oggi sfruttano sistemi di comunicazione che non sono intercettabili dalle nostre, dalla nostra tecnologia. E quindi, come ripeto, su questo sono perfettamente d'accordo con il Procuratore nazionale antimafia: noi riusciamo a, a, ad aggredire e magari a rovinare la vita della persona sequestrando semplicemente un telefonino, ma non siamo in grado di aggredire la grande criminalità, perché abbiamo una normativa che ancora guarda al vecchio maresciallo che ascolta, se non proprio la bobina, l'intercettazione. Quindi, eh, questa questa fase eh, ecco io potrei chiamarla intermedia. Questo sarà uno dei nostri prossimi obiettivi fondamentali, non soltanto per garantire di più la privacy delle persone, ma per garantire di più l'aggressione alla grande criminalità organizzata. Valerio Piccioni, Gazzetta dello Sport. Io volevo fare una domanda al ministro Bodi. Buonasera a tutti. Volevo chiedere, Ministro, questa norma sulla giustizia sportiva è stata un po' contrastata, c'erano anche dei pareri tecnici relativi a un certo scetticismo, soprattutto sotto il profilo dell'invasione di campo. La giustizia sportiva è un tema naturalmente che dipende da una giustizia sovranazionale, quella del CIO e delle federazioni. E, diciamo che è stato fatto un approfondimento anche con gli interlocutori, sostanzialmente il CONI e le federazioni che vi ha riassicurato e questo ha consentito di procedere, oppure diciamo c'è un elemento in qualche modo di spinta e di sollecitazione. E glielo dico anche in rapporto alla norma che lei ha sottolineato sul discorso dei controlli dei conti. Cioè sostanzialmente ci si chiede. C'è la Coviso, che basta la Coviso, o si aggiunge qualcos'altro diciamo, per rafforzare nel caso del calcio diciamo questo meccanismo di monitoraggio e di controllo? Grazie. Grazie a te. Eh, diciamo che dovessi eh, rispondere sinteticamente, vuol dire che siamo stati reciprocamente convincenti, perché siamo abituati diciamo, a presentarci in Consiglio dei Ministri eh, dopo aver comunque non soltanto valutato noi, ma eh, avere portato a termine un confronto con le altre parti che non considero controparti, eh, sapendo che da parte nostra il rispetto dell'autonomia è un eh, elemento essenziale, eh, non soltanto perché lo stabilisca la norma, ma al tempo stesso eh, io ho sempre spiegato che avremmo fatto non un centimetro in più, neanche un centimetro in meno. Diciamo che eh, queste norme sono eh, quello che ci siamo potuti eh, permettere anche in termini di stimolo, perché come ho spiegato c'è bisogno che l'opera venga completata nell'ambito dell'autonomia dal CONI e dalle federazioni e dalle discipline sportive associate secondo eh, delle, dei temi in materia. A noi preoccupa soltanto che il sistema, tanto più alla luce dell'esperienza di questi ultimi mesi, acquisisca o riacquisisca credibilità e reputazione nell'ambito di un processo di efficientamento e anche di maggior trasparenza e anche di efficacia dell'azione che colpisca chi non rispetta le norme ma lo faccia nel rispetto degli altri, perché rispetto al mercato aperto, ordinario, qui una competizione è composta da 20 unità quantomeno e quello che succede a una, due, tre si riverbera poi inevitabilmente in termini di reputazione e credibilità anche sulle altre. Sulla Coviso che eravamo di fronte al paradosso, che una norma precedente eh, emanata da altri governi aveva annullato l'efficacia del ruolo della Coviso, che quindi eravamo di fronte al paradosso che non potesse svolgere pienamente la sua funzione. Noi abbiamo ripristinato la titolarità del ruolo nell'ottica appunto dei controlli e quindi del perseguimento dei, del mancato eh, rispetto delle norme eh, e abbiamo rafforzato anche in termini di funzioni l'attività della Covisoc, proprio richiamando il tema dell'efficacia, dell'esaustività e anche della tempestività dei controlli e abbiamo richiamato un concetto che è stato spesso eh, presente nella convegnistica o dal punto di vista giornalistico, ovvero il rispetto della competizione e quindi l'equa competizione che tiene conto delle esigenze non soltanto di chi delinque, nel senso sportivo del termine, ma anche di chi invece vuole che il comportamento corretto venga tutelato e non venga invece sacrificato. Paolo Cappelleri, ANSA. Buonasera. Una domanda per il ministro Tajani. Anche oggi in Consiglio dei ministri avete ricordato con commozione Silvio Berlusconi. Immagino, immaginiamo tutti che dopo i giorni del lutto verranno anche i giorni delle decisioni. Volevo sapere quanto è importante la tempistica per la riorganizzazione del vertice del partito, anche nell'ottica delle dinamiche legate al governo. Ma domani mattina io farò una conferenza stampa nella sede del partito perché qui non, non è questa la sede per parlare di Forza Italia. Per quanto riguarda invece le scelte politiche che riguardano il governo, eh, sia i gruppi parlamentari, sia i ministri, sia eh, il partito nel suo complesso continuerà a sostenere con convinzione questo governo svolgendo un ruolo costruttivo, propositivo. Siamo assolutamente convinti che anche per quanto riguarda le scelte di politica estera si debba continuare a lavorare nella direzione di avere due stelle polari, l'Europa e le relazioni transatlantiche. Per quanto riguarda il resto, domani mattina ci sarà una conferenza stampa nella sede di Forza Italia e vi dirò tutto ciò che vi interessa. Grazie. Passiamo a Giacomo Salvini, Il Fatto Quotidiano. Sì, buonasera. Io ho una domanda per il Ministro Nordio, anzi due velocissime. La prima, visto che avete dedicato il Consiglio dei Ministri a Berlusconi e avete parlato anche della sua riforma della giustizia, volevo chiedere una domanda politica. Berlusconi per tutta la vita ha detto di essere stato eh, perseguitato dai giudici o comunque c'è stato un accanimento nei suoi confronti. Crede che sia così o meno? E la, una domanda tecnica velocissima. Nella norma sulla custodia cautelare si prevede di poter che bisogna avvisare la persona indagata almeno cinque giorni prima per interrogarla. Volevo capire come si fa poi a arrestare eh, questa persona se viene avvisata cinque giorni prima. Grazie. Ma rispondo prima a questa seconda, anche perché non vedo dove sia la difficoltà. Ho già detto prima che la norma non scatta nel caso di pericolo di fuga, cioè se una persona sta scappando chiaramente non viene avvertita cinque giorni prima eh, e non opera, eh, per esempio, nei casi di flagranza di reato. Se lei adesso strangolasse il suo, cioè con, dopo la riforma strangolasse il suo vicino di sedia, eh, non sarebbe, sarebbe restato immediatamente. Eh, viene anticipato al momento del interrogatorio quell'atto a garanzia dell'arrestando del che oggi si fa dopo e quindi eh, si obbliga il giudice nel caso in cui volesse emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere faccio presente che questo vale soltanto per l'eventuale emissione di custodia cautelare in carcere non di arresti domiciliari o di altre forme più attenuate di custodia cautelare e viene anticipato quello che eh, oggi invece avviene successivamente, quindi viene aumentata la garanzia dell'imputato, dopodiché il giudice è obbligato a, a motivare, nel caso in cui dovesse emettere l'ordinanza di custodia cautelare, le ragioni per le quali eh, dissente dalle ragioni difensive che sono state esposte dall'arrestando. È una, un, un sistema che esiste in molti altri paesi e secondo noi enfatizza la presunzione di innocenza e il principio che il carcere debba essere l'eccezione dell'eccezione, salvo, ho detto, i casi di flagranza di reato di e di pericolo di fuga. Per quanto riguarda l'atteggiamento della la, la questione la, la storia di Berlusconi, mi limito a un fatto eh, che secondo me è stato gravissimo e ha costituito l'inizio anche di un conflitto tra eh, politica e magistratura che avremmo preferito tutti evitare. Cioè il fatto che sia stata notificata eh, per mezzo del Corriere della Sera, lei è molto giovane quindi non lo ricorderà, ma nel 1994 fu notificato un, una, un invito a comparire a Silvio Berlusconi mentre presiedeva il, G6, il G8 all'epoca eh, dalla parte della Procura di Milano, violando tutte le norme umane e divine, perché quell'atto avrebbe dovuto essere segreto. Non era un, assolutamente un atto dovuto e un atto urgente perché era un invito a comparire che avrebbe potuto essere anche eh, emesso in un momento successivo. È stato notificato in un momento in cui eh, la visibilità internazionale dell'Italia era massima, ma soprattutto è stato notificato violando il segreto istruttorio attraverso una diffusione, quantomeno consentita dalla Procura della Repubblica di Milano, che non ha vigilato abbastanza, ammesso che non sia stata lei. A dare direttamente ai giornalisti questa notizia su una cosa che avrebbe dovuto restare segreta. Lei capisce che quando si, eh, queste cose, poi adesso stanno emergendo a distanza di 30 anni, ma tutti le avevamo immaginate, sospettate o sapute. Lei potrà immaginare che un, un, Corriere, un giornale come il Corriere della Sera non pubblica una notizia di questo tipo se non ha avuto l'avallo della Procura della Repubblica. Quindi eh, è da quel momento che è iniziata una conflittualità che poi da palla di neve è diventata valanga. Ora, adesso sarebbe troppo, troppo lungo indicare ragioni e torti degli uni e degli altri. Sicuramente vi sono stati, eh, vi sono stati degli errori, quantomeno da parte, da parte di entrambi, anche sappiamo che sono state fatte, state anche criticate da parte nostra sul tempo delle scelte legislative di Berlusconi che, quantomeno, hanno fatto perdere tempo per uh, le vere riforme liberali che aveva in animo, ma è anche vero che un'entità di processi che, si sono, uh, che, che sono stati uh, così, uh, accesi, iniziati nei confronti di una persona, guarda caso, solo nel momento in cui è entrata in politica, non si era vista nella storia, nella storia d'Italia. E da questi processi in grandissima parte, a cominciare da quello per il quale era stata notificata l'informazione di garanzia, anzi l'invito a comparire a Milano, e poi è stato prosciolto tra l'altro con formula ampia quella volta. Quindi eh, ognuno può trarre le conclusioni che crede, ma certamente questo conflitto tra eh, magistratura... E politica è iniziato per colpa della magistratura che in quel momento non ha vigilato abbastanza sulla segretezza di un atto che è stato illegittimo, illecito e anche politicamente molto grave diffondere nei confronti della stampa mondiale. Andrea Pira, Milano Finanza. Buongiorno a tutti, una domanda per il ministro Tajani, se ci poteva dare qualche dettaglio sull'incontro con Musk e poi un flash per il ministro Abodi, se le, alla luce delle norme eh, che sono state approvate oggi il tavolo da cui partecipate anche voi al MEF sulla stabilità finanziaria e fiscale del calcio resta in piedi oppure se queste sono diciamo, il frutto di quel tavolo, grazie. No, abbiamo incontrato il presidente del Consiglio ed io. Un grande imprenditore americano è sempre importante sapere come la pensa su alcune grandi questioni per quanto mi riguarda ho parlato di cyber security ho parlato di automotive ho parlato di, di, di politica internazionale per capire quali erano le sue idee la sua visione anche del, delle politiche industriali di diversi paesi visto che degli stati uniti abbiamo parlato di di, di Twitter, della libertà di informazione, delle limitazioni che ci sono in alcuni paesi del mondo, quindi per quanto riguarda la eh, libertà di stampa, eh, visto che ha fatto anche il commissario europeo all'industria e dei trasporti, gli ho detto che l'Italia è un eh, ottimo paese dove fare investimenti. Diciamo che quel tavolo eh, è, rimane aperto perché quelle che abbiamo proposto come eh, contributo a questo decreto sono eh, le materie che, hanno, che abbiamo ritenuto urgenti, ci sono argomenti che ancora devono essere affrontati, direi che per la situazione critica in generale del sistema eh, c'è necessità di continuità di relazione e di confronto che riguardi sol non soltanto gli aspetti economico-finanziari ma anche gli aspetti infrastrutturali con tutto quello che ne consegue in termini di ammodernamento. Eh, dell'impiantistica, dell stadi, impianti di allenamento e non soltanto in funzione della candidatura di Euro 2032. Credo che quel tavolo sia stato molto apprezzato anche dalla federazione e dalle leghe, deve produrre ancora molti effetti anche di assetto del sistema e quindi ci sarà una continuità di rapporto come è normale che sia. Grazie comunque. Chiudiamo con Francesco Grignetti, la stampa. Sì, buonasera, una domanda per il ministro Nordio ancora. E abbiamo capito dalle sue parole che l'intervento sulle intercettazioni è stato parziale e, ed urgenza, diciamo così, e che lei ha detto ben altro vorremmo fare. Ma mh, cosa pensa, nel senso che le intercettazioni sono troppe, mal condotte, perché a questo punto diciamo, il tema della pubblicazione è affrontato e risolto già in questo provvedimento? Allora, in questo provvedimento è risolto il problema, come ho detto prima, della tutela del terzo che viene citato nella conversazione tra due persone ed è il minimo del minimo che potessimo fare eh, senza dover toccare tutto questo sistema che è estremamente complesso. Come ho detto prima, eh, possiamo, eh, noi dobbiamo intervenire innanzitutto sulle spese perché le intercettazioni costano alla giustizia 200 milioni l'anno di euro e la gran parte di queste riguardano reati di piccola entità, sono assolutamente inutili e si concludono con nulla di fatto. Mentre d'altro canto non abbiamo la possibilità, e qui adesso diciamo, spendo una parola a favore delle intercettazioni, non abbiamo invece la possibilità di usare una tecno quella tecnologia ultramoderna e costosa che oggi usa la delinquenza, l'alta delinquenza organizzata, perché eh, la loro tecnologia è superiore alla nostra, che è una tecnologia obsoleta di controllo e la cui normativa è modellata proprio sul vecchio commissario che ascolta la bobina. Quindi, in conclusione, ripeto, la mia idea è che si debbano limitare di molto sia per ragioni di spesa sia per ragioni di riservatezza, le, la marea immensa di intercettazioni che si fa per reati piccoli e con risultati assolutamente inutili e invece debba essere potenziata quella che si fa con strumenti tecnologici dati nei confronti della grande criminalità. Grazie e buon lavoro a tutti.